Ciao ragazze, bentornate nel mio canale. Oggi tutorial in collaborazione con l'azienda Bead Park. Andrò a realizzare un tutorial per loro, poi ne seguirà anche un altro nei prossimi giorni e saranno entrambi dei tutorial sulla resina. Infatti ho preso degli stampi dal sito Bead Park, questo è il primo, e infatti oggi andremo a sperimentare con questi stampi. Questi stampi, questo è il codice, sono appunto da 18 mm e sono degli stampini per realizzare degli anelli. Solo che io ho un'ideuzza in mente, quindi andremo adesso a svilupparla. All'interno sono presenti esattamente 10 stampini, vedete c'è scritto 10 pezzi, e costano davvero pochissimo. Vi lascio in descrizione il link di questi stampi e adesso iniziamo con il tutorial. Ve li mostro da vicino questi stampini ed eccoli qua, tutti e 10. Sono davvero molto lucidi, non so se si rende anche in videocamera. Sono davvero molto lucidi, come dicevo prima, possono essere utilizzati o per realizzare degli anelli oppure per realizzare altre cosine che adesso andremo a sviluppare. Questo genere di stampo, un piccolo appunto per chi inizia adesso con la resina, questo genere di stampo, che è appunto bianco o trasparente, possiamo utilizzarlo sia con le resine epossidiche, come nel mio caso appunto andrò a utilizzare questa resina qui della Resin Pro, dove appunto c'è il componente A e il componente B, il rapporto è di 10 di A e di 6 di B, oppure possiamo utilizzarla anche con una resina UV. Nel mio caso ho sempre questa qui della Resin Pro, che è appunto un UV Creation. E possiamo utilizzarle entrambe con questo tipologia di stampo, appunto bianco trasparente. Invece, per quanto riguarda questa tipologia di stampo qui, questo qui colorato, possiamo utilizzare soltanto la resina epossidica, quella lì appunto che vi mostravo prima della Resin Pro, ma ce ne sono tantissime altre di resine epossidiche in commercio, quindi potete tranquillamente utilizzare quella che volete. E quindi vado a mischiare le due resine e ritorno da voi per colare questi stampini. Ed eccomi qua, ho messo appunto i guantini e adesso andremo a misurare la resina. Come vi dicevo prima, il rapporto della resina epossidica, quella lì che andrò a utilizzare io, è di 10 a 6, 10 del componente A, quindi andrò a mettere 20 del componente A. Componente B andrò ad inserire 12 grammi. E vado a miscelare il tutto per 5 minuti. Ok, ho girato la resina appunto per 5 minuti, questo è il risultato. Adesso vado a prendere queste ampolline piccole per andare a colorare la resina. Quindi inserisco poca resina all'interno. Adesso vado a colorare la mia resina con i pigmenti. Utilizzo questo pigmento qui, che poi è in tinta con i guanti, e anche dei glitterini oro. Ed ecco qui il colore, davvero molto carino. Adesso vado a prendere due stampini e vado a colare la resina in questi stampini, ovviamente poco prodotto alla volta, in modo da non fare guai. Ok, questo è il primo, vado a colare anche il secondo. Adesso attendo le 12 ore per la catalisi e poi ritorno da voi con la resina indurita. Ed eccomi qui, vado a scoprire le creazioni in resina. Questo è il primo, con la tonalità verde. Poi ho realizzato questi con il celeste. E questi di un blu più intenso. Spero si noti la differenza. Ok.
questo è quello verde, questo è celeste e questo è di un blu un po' più intenso, ed eccoli qui realizzati. Davvero molto molto carini. E adesso vado a realizzare degli orecchini. Vado a forare l'anellino da entrambi i lati con questo trapano manuale. Vi mostro cosa ho realizzato con gli anellini in resina. Questo è il primo paio di orecchini. Ho aggiunto appunto un perno a forma di stellina in acciaio, poi ho forato questo anellino in resina sia sopra che sotto, qui ho aggiunto questa bellissima pietra e poi sotto ho aggiunto queste tre catenine di diverse lunghezze. L'orecchino è davvero molto molto carino, vi mostro anche l'altro che è questo qui. E ve li mostro tra poco anche indossati. Poi con un altro anellino ho realizzato questo qui, questo ciondolo, una catena molto lunga, ho aggiunto una catena in acciaio con questi pallini molto delicata, con questo cipollottino, all'interno ho forato sempre la resina sia sopra che sotto, all'interno ho aggiunto questa medaglietta in acciaio, invece sotto ho aggiunto questa goccia sempre in acciaio. Volendo possiamo inserire anche delle gocce in cristallo oppure decorare in un altro modo, inserendo dei cipollotti oppure inserendo altri elementi decorativi per utilizzare questi cerchi in resina. Oppure un'altra idea è quella di utilizzare questi cerchietti e di unirli tra di loro con degli anellini in alluminio, come in questo caso, e realizzare anche delle collane lunghe alternando gli anellini in resina agli anellini questi qui in alluminio. Niente ragazzi, queste erano le idee che ho realizzato appunto con questi anellini realizzati in resina. Io spero che il tutorial sia stato di vostro gradimento. Vi lascio al filmato con le creazioni indossate. Ciao!